Si è chiusa in bellezza la settimana biblica diocesana con l'appendice di venerdì 9 novembre in seminario con la relazione L'opera lucana nell'arte di Monsignor Vincenzo Francia, ufficiale presso la Congregazione delle Cause dei Santi e docente di iconografia mariana al Marianum in Roma. La settimana biblica diocesana quest'anno ha analizzato l'opera lucana, Vangelo e Atti in tutti i suoi aspetti teologici, patristici, evangelici, esegetici e non poteva esimersi l'approfondimento artistico dell'opera di Luca. Luca, nell'intervento particolareggiato e arricchito di immagini di Monsignor Francia, era pittore del suo Vangelo e del suo profondo realismo. La Chiesa nei secoli è stata la più grande committente di immagini e ha cercato insistentemente di farle accettare, di favorirle, raccontando la vera storia di Gesù. Per Luca Evangelista la protagonista di questa storia è Maria, è l'unico a raccontare alcuni episodi ed è nel suo Vangelo che Maria è già destinataria di culto, venerazione, affetto, devozione e amore. Maria diventa una personalità corporativa rappresentando essa stessa la Chiesa. L'intervento affascinante e profondo di Monsignor Francia ha spaziato dall'analisi figurata dei primi dipinti sulla Madonna e di come la sua rappresentazione sia cambiata nei secoli di pari passo al cambiamento concettuale della Chiesa. Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo della diocesi di Lucera Troia, ha espresso dunque parole di orgoglio a conclusione della settimana biblica, ricordando come la nostra comunità possa andare fiera di questi relatori che ci danno la possibilità di usufruire della loro competenza.